Quinta di ritorno di Serie D con un match di cartello, quello del Mariani Pavone, dove il Pineto ospita la Recanatese. La cura Mauro sta funzionando, e se il primo dei tre successi consecutivi della nuova gestione era stato deludente con l'Alto Casertano, le vittorie in trasferta con Castelnuovo e soprattutto con un Trastevere imbattuto tra le mura amiche hanno fornito indizi di una inversione di tendenza, tanto che un successo, comunque molto difficile domani, contro la prima della classe, potrebbe riaprire scenari che sembravano archiviati. Soprattutto se il Pineto farà, come è capitato in passato, un gran finale di stagione. Sarà anche la gara degli ex. Il Pineto si ritroverà contro quel Minnozzi che è andato via poche settimane fa. Superbo lo scorso anno, discontinuo nella prima parte di stagione. Percorso opposto ha fatto Minella. A Mauro deciderà se far partire titolare o no l'argentino. Tra gli ex anche Pezzotti. Leopardiani che dopo una fase di forte appannamento hanno ritrovato il successo con l'Alto Casertano, ma devono dimostrare che la fase peggiore è alle spalle. Cosa che ha fatto il Chieti, che viaggia col vento in poppa dall'alto delle sue 5 vittorie consecutive. Una striscia entusiasmante che ha portato i neroverdi in una zona playoff che ora vogliono mantenere. Per farlo bisognerà battere il Vasto Girardi, squadra temibilissima tra le mura amiche, più alla portata lontana dal Ditella. Torna in panchina dopo la squalifica Lucarelli, che si affida ai gol di Fabrizi, già 11 nel campionato, e alla solidità della difesa, 2 gol presi in 5 gare. Va a caccia di riscatto la Vastese, reduce dal crollo finale all'Aragona contro il Matese, che ha fermato la serie di 9 risultati utili consecutivi. Per la squadra di D'Adderio, trasferta sul campo di una delle squadre più in crisi del campionato, il Castelfidardo, che non vince da 9 partite, 6 sconfitte e 3 pareggi, e per il quale non ha sortito effetti il cambio in panchina con Mangiapane al posto di Manoni, squadra KO contro Fano e Castelnuovo. Per la Vastese, rosa quasi al completo, ma pericolo, cartellino giallo per 3 giocatori in diffida, Allegra, Diallo e Agnello. Settimana turbolenta quella che sta andando in archivio a Notaresco, segnata dalle dimissioni presentate dall'allenatore Massimo Epifani lunedì scorso e respinte il giorno dopo a seguito di una riunione dirigenziale che ha sancito la responsabilità di tutti per i risultati negativi dell'ultimo periodo, che hanno portato una squadra costruita per il vertice fino al centro classifica. Prima cosa ora salvare la categoria e non rendere il finale di stagione problematico, a cominciare dalla partita di domani al Savini, dove arriva un Porto d'Ascoli orfano degli squalificati Rossi e Napolano. Trasferta da sfruttare per il Castelnuovo, che dopo aver ritrovato la vittoria ora farà visita alla Cenerentola Aurora Alto Casertano. Il tecnico Guido Di Fabio sorride per il recupero di Lorenzo Emili, out Serafino e Camilleri, speranze per Ludovici, ma ci sono le condizioni per espugnare il campo di Pietramelara e prepararsi al delicato recupero di Fano del 2 marzo, un vero e proprio scontro diretto. Match proibitivo per il Nereto, che farà visita alla rilanciata San Benedettese, appellandosi all'esperienza del proprio difensore Davide Salvatori, grande ex della partita. Del Grosso recupera Scatozza e Pedalino, in dubbio Cipriani. Vibratiani più che dignitosi nell'ultimo periodo, ma continua a mancare la vittoria, appena 2 in tutto il campionato, e gli 11 punti dal terzultimo posto appaiono un divario incolmabile. Tutte le partite, come da disposizione della Federcalcio, inizieranno alle 14:35, un posticipo di 5 minuti come segnale di solidarietà verso il popolo ucraino.